Ed è di nuovo con noi Elisa Barbani, psicologa e psicoterapeuta. Ciao Elisa e Ciao grazie per Marzia, essere tornata. prego. Allora, Elisa, ci eravamo lasciati parlando di disturbi cognitivi nell'anziano, avevi dato qualche suggerimento. Adesso ti chiederei di dirci, se riesci, senza creare allarmismi, Esatto. ok, e a che cosa bisogna stare attenti, insomma, i familiari quando si devono iniziare a preoccupare, vedere qualche segnale, qualche campanello d'allarme. Allora, diciamo che hai fatto un'ottima premessa, che è quella del senza fare allarmismi, perché in realtà i sintomi iniziali sono veramente dei sintomi che paradossalmente possono capitare un po' anche a tutti noi. Quindi la persona che cosa comincia a fare? Comincia ad avere delle difficoltà nel linguaggio, quindi a trovare le parole giuste, però è chiaro che questo non succede come succede a chiunque di noi, magari con il nome di quell'attore che in quel momento non ci viene in mente, ma succede proprio con quelli che sono gli strumenti della vita quotidiana, una forchetta, un coltello. E poi la persona comincia anche ad essere un pochino disorientata nel tempo e nello spazio, quindi magari fa un po' fatica a capire che momento della giornata è, oppure che giorno della settimana è. Altre cose ovviamente sono il fatto che tende a dimenticarsi, quindi magari voi il familiare dice le cose e lui poco dopo se le ha già dimenticate, però è chiaro che sono tutti piccoli segnali che vanno un po' valutati nell'insieme, cioè non importa che uno abbia un sintomo o due Certo. e quindi già scateniamo l'allarmismo, insomma l'importante è che il familiare si renda conto che c'è qualcosa di diverso nella persona, che non è più la mamma o il papà o il marito che O anche la o anche moglie, la perché moglie, abbiamo assolutamente, messo in mezzo vabbè, solo gli no, uomini, hai ma ragione, nel senso che da donna mi viene da giustamente. parlare al marito, no, però assolutamente, che c'è, cioè il senso è che c'è qualcosa di diverso, poi si cominciano a notare che ci sono tutte queste cose, se capita una volta ogni tanto può capitare a tutti e non è un Certo, dramma. certo. Ma quindi a questo punto abbiamo detto che sono dei sintomi molto simili a diversi altri, ok? Come viene fatta la diagnosi? Allora, diciamo che se il familiare si accorge che c'è qualcosa che non va, il primo riferimento è ovviamente quello del medico di base, che è il riferimento sempre per la famiglia. Il medico di base, a quel punto, nel momento in cui riscontri che c'è effettivamente un problema, consiglia di andare a fare una visita presso quelli che sono i centri esperti per i disturbi cognitivi. Sono dei centri appositi che sono dislocati in tutti i comuni della provincia di Bologna, cioè Di in Bologna Italia in chiaramente, realtà ecco. sono ovunque, e comunque ce ne sono a Bologna, ce ne sono in provincia di Bologna, a San Lazzaro per esempio è presso l'ASL in Via della Ok. Repubblica, esatto. Sono dei centri appositi dove è presente sicuramente un neurologo, un geriatra e spesso anche uno psicologo, quindi viene fatta proprio la presa in carico della famiglia, la diagnosi, qualora ce ne sia bisogno. Ok, allora, nuovamente ti chiedo, perché abbiamo i tempi stretti, però ti chiederei di tornare un'altra volta, questa volta hai citato Bologna, hai parlato di reti, ti chiederei proprio la prossima volta di approfondire il discorso della rete su Bologna, provincia e poi anche su quello che si può fare con i familiari, ma anche i pazienti stessi. Ok, Ok, perfetto. grazie Elisa. Grazie.